Bella ragazzi, salve a tutti. Oggi non vi presentiamo nessun gioco, però vi vogliamo appunto parlare di un fumetto tratto che c'è un po', diciamo, la vita di tutti quanti. E innanzitutto questo fumetto è dal creatore di American Born Chinese, che non so che cazzo è, sì, fatto da 165 pagine. E i disegni sono molto molto lineari, molto semplici. Cioè tipo quelli che fate per cazzeggiare a scuola? Sì, esatto, vi faccio un po' vedere. Non so se vedete bene. E, tuttavia è una storia veramente semplice, che però nessuno mai era venuto in mente di farne un fumetto. Che è una cazzata. È una cazzata, sì, però alla fine ti lascia un po' l'insoddisfazione. Sì, no, vabbè, il finale ti lascia una nella merda, però è un albero senza la parola. Sì, però non possiamo parlare molto, perché qua se parliamo di preciso del fumetto vi togliamo assolutamente il bello. E parla appunto poco. No, dai, secondo me è bello, sì. Non è un granché, però tuttavia potrebbe essere interessante per molte persone. Appunto parliamo della trama di questo cazzo di fumetto. Sì, allora... La trama c'è questo tizio sfigato che suo padre vuole che diventi un medico, ma lui vuole diventare un pro gamer. Il sogno di tutti noi. È un po' affranto tra la vita di giocatore e la vita da catafratto. Da dottore. E, diciamo, è catafratto nella sua scelta. È così contemplato in questo problema. Sì. E quindi... Poi gli scoppa il padre. Vabbè, dai, no. Vabbè, crepa all'inizio. Sì, all'inizio, quindi non è uno spoiler. Gli scoppa il padre. Lì convive tra i vari problemi che si ritrova all'università nel mondo dell'amore. Ma amico, cazzo, se vuoi fare il pro gamer, vuoi entrare nel mondo dell'amore, sei messo un po' male. Cioè, prima parliamoci chiaro, se tu vuoi avere patata devi avere l'anello, l'unico anello. No, okay. Cazzo, ho sbagliato film. Va bene, questo fumetto costa 9,90€, però c'era l'offerta che mi stavo per l'ho preso a 3€, ah. Un po'... Per te non c'è perdono. Sì. E quindi ragazzi, io non lo so, se riuscite ancora a trovarlo da qualche parte, vi consiglio di leggerlo, è molto simpatico. È un po', come abbiamo detto, la storia di tutti quanti. E niente, mi fate sapere se vi piace o no, se l'avete già letto, se conoscete un altro fumetto simile, meglio. Insomma, quello che volete, ragazzi, noi siamo qui, vi salutiamo e vi aspettiamo per il prossimo. Cioè, vi aspettiamo qui alle vostre risposte. 50 Action Gaming, bella per tutti, ragazzi. Bella, raga. Prossimo episodio vi mostrerò un'altra lettura videoludica molto interessante. Però non è un fumetto, ma è un libro. Va bene. Bella, raga. Ciao. Sacco di dick.